Ciao, sono Paolo Camilli e oggi risponderò alle domande di Google per Fanpage. Andiamo ad aprire un altro cartoncino. Ovvio, certo. Età e altezza. Classe 1986, l'altezza 1,75. Chi è? Chissà. Allora, intanto sono un attore, poi adesso anche va di moda content creator, quindi sono attore, content creator, ex ballerino, anche vice campione italiano, insomma, io l'ho data. Ecco, questo sono io. Dove è nato? Oh, io sono nato a Civitanova Marche, però non sono di Civitanova Marche, semplicemente perché c'era l'ospedale Civitanova Marche. Però sono nato e cresciuto a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nonché anche la città natale di Neri Marco Re. Dove vive? Vivo da 11 anni, a fine ottobre, 11 anni a Roma, capitale. Bella, mi ci trovo veramente bene. Beh, questo c'era un doppio post-it. Vita privata. Allora, vita privata, cioè, nel senso, ho una vita, fortunatamente, che però non ne parlo, non racconto molto, anche se non la mostro, non vuol dire che non esiste. E via. Oh. Allora, io ho scoperto l'ASMR per puro caso e ho scoperto un sottobosco, cioè veramente visualizza milioni di visualizzazioni, un mare di commenti, gente che si rilassa, ma anche alcuni si eccitano. Ho preso ispirazione per creare un personaggio, Dora ASMR, che devo dire poi ha spopolato nel web anche con i più piccini e quindi niente, da qui è nata Dora ASMR. Elodie, ormai una dea, come dire. Elodie, perché c'è scritto Elodie? Ma sicuramente perché ultimamente ho fatto una parodia del suo video, bagno a mezzanotte, è stato bene e Elodie ha anche apprezzato. Elodie, se mi stai seguendo io ti amo, veramente ti amo, sei fantastica. Fatto a caso, io appunto sono marchigiano come ho raccontato e Benedetta Rossi è marchigiana, anche lei ovviamente la conoscete. In quelle due o tre settimane esploso con Clubhouse, in una stanza mi ritrovo con Benedetta Rossi. Una mattina mi sveglio e trovo una chat privata vocale con Benedetta, solo che era Marco il marito che per sbaglio aveva attivato questa chat. Insomma, abbiamo iniziato a chiacchierare e da lì ci siamo detti: ma scusa, ma perché non ci vediamo? E da lì abbiamo creato anche dei video. Benedetta si è prestata a questi sketch comici e da lì abbiamo legato e niente, è stupenda Benedetta e Marco. Oroscopo? Ah, perché per due anni, quest'anno, a Capodanno e l'anno scorso, ho fatto un video oroscopo come fossi un Paolo Fox della situazione, però molto più onesto, molto più asciutto, ecco. Più o meno la situazione, cioè, stiamo andando in quella direzione, credo, eh. Cioè, le mie previsioni sono state molto, molto visionarie. Bridgerton, serie dell'anno e dell'anno scorso. Duga, il fantastico cucchiaino, come di lecca il cucchiaino Duga, non lecca nessuno. Anche qui ho fatto dei video comici su una mamma e una figlia che guardano Bridgerton e quindi ho raccontato questo fenomeno. Ah, è fatto, quindi posso lanciare pure questo. Instagram. Che dire di Instagram? Se cercate Paolo Camilli Instagram fate bene, perché almeno lì mi seguite e lì sto, faccio cose. YouTube, lì invece faccio un po' meno. Mi impegnerò anche su YouTube, devo... è una promessa. TikTok, lì comunque, anche lì ci sono. Io, diciamo, non mi sforzo più di tanto, ci sono, però... L'amico di tutti. Ah, l'amico di tutti è il titolo del mio spettacolo teatrale. È nato un bel po' di anni fa in realtà, perché avevo scritto questo spettacolo, ma poi messo nel cassetto come 20.000 file che c'hai nel computer. Poi, passata la pandemia, ho detto vabbè, ma io ci voglio tornare a teatro, ritiro fuori. È nata da una suggestione che ho avuto una sera a teatro, perché stavo lì aspettando l'inizio di uno spettacolo e dico: ma se si aprisse il sipario, ci fosse un'entità, qualcuno che appartiene alla mia infanzia, no? Quindi l'amico immaginario, cosa direbbe su come sono diventato. Vado un po' con una lente deformante a raccontare un po' le storture anche della società, un po' per tentare di aprire e aprirmi anch'io gli occhi. Teatro di cui sopra. Nasco dal teatro, cioè ho iniziato con il teatro e anche l'improvvisazione teatrale. Ho fatto una scuola biennale nelle Marche e anzi io ci ho avuto per un bel po' di anni proprio
esperienze di teatro drama, cioè proprio sofferenza, dolore. E forse è questo che poi mi ha portato a invece sfogare sui social la parte invece più leggera, più comedy, che sfogavo a quel tempo solo magari nei spettacoli di improvvisazione. E anche questa gialla, nada! Film. Spero che presto mi vedrete in un film, anzi no, diciamolo che ho da poco partecipato alle riprese di The White Lotus 2, una serie HBO. Il campo cinematografico è un campo che a me piace, interessa, affascina, quindi io spero di continuare questa mia strada anche nello schermo. Fidanzato. Sì, so fidanzato, ma non c'ho un profilo di coppia, non so se questa cosa destabilizza. Potrebbe destabilizzare, però sì, sono fidanzato, vedo sta news con un compagno, cioè un compagno fidanzato, ma ripeto, niente profilo di coppia. Figli, non è nel mio, non vedi, proprio vado in tilt per mezzo figli. Quanto guadagna? Ma guarda, guadagna, finalmente qualcosa riesco insomma ad abbozzare, come si dice, ecco, per parecchi anni ho fatto fatica, adesso insomma, anche perché mi sono attivato su più fronti, cioè non solo lato artistico. Oggi, Paolo Camilli, oggi ho tanti progetti in realtà, però come ho detto prima, il cinema, voglio continuare questa strada, portare in giro il più possibile lo spettacolo L'amico di tutti, e poi oggi voglio iniziare a godermi più il presente, il momento, perché io sono uno che pensa tanto al futuro, oddio se poi succede quello, se succede quell'altro, e quindi questo voglio.